Ciao ragazze, allora finalmente sto girando un video che amo molto guardare qui su YouTube ed è il video sulle mie cover per iPhone. Ho diverse cover, non sono tantissime rispetto agli standard, insomma, che avevo prima con il mio S3 mini, però pian piano poi aggiornerò la mia collezione di cover perché è un accessorio che io adoro. In questo video vedrete sia cover che mi hanno mandato, diciamo, delle aziende per diciamo, una collaborazione, e sia cover che vendo io, che comunque avete modo, per chi mi segue su Instagram e su Facebook, di vedere, perché comunque quando mi arriva qualcosa di nuovo io ve la posto. Allora inizio con quello delle aziende e vi faccio vedere la prima cover che ho ricevuto dal sito CaseUp, che è un sito dove voi praticamente potete personalizzare le vostre cover. Ovviamente, diciamo, la cover sarà sempre rigida, in plastica dura. Potete scegliere sia di farla lucida, come ho fatto io, o matte. La stampa e la personalizzazione la potete fare voi, oppure vi potete attenere a quello che c'è sul sito, che hanno creato, diciamo, altre persone. Io in questo caso ho preso questa cover qui, diciamo, l'ho fatta per quando sono andata al Cosmo. Ho messo su questa face chart che ho visto su Instagram, che ci ho realizzato anche una maglia personalizzata. Non so se avete visto il vlog di Federica Deri Bruno, dove abbiamo fatto vedere l'outfit per il Cosmo. Però avevo su una maglia con questa face chart con la scritta Selfie MAC, e sotto poi ci ho fatto mettere il nome, insomma, del mio canale. Molto molto carina. L'unica cosa che ho riscontrato è che comunque è molto stretta e quindi fate un po' fatica a sia rimuoverla che inserire, insomma, il telefono all'interno, proprio perché è in plastica rigida, però è fatta davvero molto molto bene ed è di qualità, lo devo dire. Il prezzo non mi ricordo onestamente. Vi lascio comunque giù nell'info box il sito di CaseUp, che mi ha dato la possibilità di realizzare questa bellissima cover molto molto carina. Poi un altro sito con cui ho collaborato è Design My Cover, questo sito qui, dove praticamente ho scelto la grafica dei miei bigliettini da visita, che vi ho postato sempre su Instagram. E devo dire, non è male la cover, però non mi piace diciamo il materiale con cui è fatta, perché è molto scivolosa e sembra che il telefono si sfila da mano. Infatti non l'ho ancora messa, è in tonza ed è così, praticamente leopardata con il rossetto Ruby Woody MAC. Dentro porta il logo dell'azienda e non so se si può vedere, comunque è di un materiale, quelli lì diciamo viscidini, non so spiegare, comunque è un po' è come se il telefono prende e vi si sfila da mano, non lo so, mi dà questo effetto. Ancora non l'ho messa perché poi vabbè, mi sono arrivate le cover pacchianose che io adoro, quindi metto quelle lì, però è fatta molto molto bene, nulla da dire. Anche loro, questo sito qua, vi permette di personalizzare la cover per il cellulare con quello che più vi piace. Hanno anche cover loro, diciamo, già fatte con loro stampe, loro immagini, è tipo CaseUp, però è un sito italiano. In questo caso io ho collaborato con Design My Cover di Bergamo, mi pare, ma comunque un negozio che lo potete trovare in diverse città d'Italia, e vi metto giù nell'info box anche il link di Design My Cover. E comunque sono fatte bene, per carità, però vi ripeto, non mi sono trovata per quanto riguarda il materiale. Non lo so, è come se il telefono mi si sfila la mano. Poi già io sono molto maldestra e ho paura di far danni. E dato che comunque è un telefono che non costa 1.000 lire, non mi va che mi si scatafasce in 1.000 pezzi. Bene, poi un altro sito, cioè non è un sito, ha una pagina Instagram, questo diciamo azienda qui, si chiama Cover & More.
qua il loro logo, lo potete trovare su Instagram con Cover e More. Allora, cos'è che non mi piace? Allora, sono stati davvero gentilissimi, devo dire la verità. Vabbè, questo è il sito di Kesup, che è kesup.info, no, è kesup.com. Questo è il sito, se vi può interessare, quella della cover della face chart. Questo è il sito di Cover e More, ci sono tutti i loro link. Ce la possiamo fare. Comunque vi lascio comunque nell'info box, diciamo, il loro contatto Instagram, che sono molto attivi lì. Allora, sono, diciamo, sono stati gentilissimi, però diciamo, mi aspettavo onestamente qualcosa di meglio. Allora, questi sono i tre, perché sono quelle cover, diciamo, trasparenti. La cover è fatta molto bene, bella rigida, resistente, con tutto che sono di quelle là, vedete, pieghevole, è fatta molto bene, molto resistente. Però i fogliettini da mettere dentro non mi piacciono perché sono sbiaditi. Cioè, vedete? Si vede dal... Sono molto molto sbiaditi, l'immagine non è bella nitida, il colore non è pieno, non mi piace. Onestamente, sembra, non lo so, che voi vi siete stampate da sola questo cartoncino, l'avete fatto voi, cioè, essendo comunque un'azienda che fa questo, ti aspetti comunque che la qualità della stampa da inserire in questo modo, vedete, all'interno della cover è migliore, cioè, vedete, è molto molto sbiadita. L'immagine non mi piace proprio, onestamente. Infatti le immagini non le ho mai usate né le userò, perché sono davvero bruttine. Ad esempio questa, la scritta di Victoria's Secret qui è tutta sbiadita, cioè non mi piace proprio, i colori sono veramente molto bruttini. Anche questa qua di Barbie con Moschino. Comunque, allora, mi hanno fatto scegliere due da catalogo e una, un'immagine che volevo io. Questa è l'immagine che volevo io, che comunque la qualità dell'immagine che gli ho mandato a loro era buona, e questo è il risultato, vedete, molto molto sbiadita, non è quel bel colore netto. E queste sono da catalogo, questa di Victoria's Secret che comunque è sbiadita, e questa di Chanel che comunque, vedete, è un colore sbiadito. Dato che comunque ci sono tanti altri diciamo pagine Instagram che fanno questo tipo di cover, secondo me devono dare un servizio migliore, soprattutto per quanto riguarda la stampa, perché una cover trasparente se la possono comprare tutti, e diciamo devi batterti sulla stampa migliore, su una stampa di alta qualità, non questo tipo qua, onestamente, perché non mi sono piaciute proprio. Io ringrazio comunque l'azienda per, diciamo, la possibilità che mi ha dato, però comunque non mi sono piaciute perché l'immagine, raga, è sbiadita. Sì, non costa molto, il cartonato mi pare costa intorno ai 2-3 euro, però se io vi scelgo dal vostro catalogo, che l'immagine l'ho vista su Facebook, il colore è bello nitido e poi mi arriva un rosso sbiaditello, le scritte un po' così, non ci siamo proprio. Cioè, non mi è piaciuta come cosa, vi sono sincera. E adesso passiamo alle cover che potete trovare da me, non per vantarmi, ma io ho delle cover, raga, spettacolari, anche perché io adoro le cover, quindi diciamo vado a scegliere le più particolari. Allora, questa è l'ultima che mi è arrivata ed è della linea di Sailor Moon, vedete, è stupenda, è in silicone morbido, ha tutto in 3D. Io che poi adoro Sailor Moon, è stato il cartone che, diciamo, ha caratterizzato la mia infanzia, non potevo non prenderle e l'adoro troppo. Ha la scritta Sailor Moon, questa qui, diciamo, è la principessa Serenity con Marzio, stupenda, veramente stupenda, e mi è arrivata da poco, è arrivata sia a me che a una mia cliente che l'abbiamo presa insieme, perché anch'io non ho resistito e me la sono presa. Poi, sempre della linea Sailor Moon, che poi vedete sono fatte bene, cioè io comunque scelgo sempre
cerco sempre di scegliere prodotti di qualità. Vi dico che non è una televendita alle mie cover, perché voglio dire, sono cioè a me piace onestamente, mi vanto di quello che scelgo, perché comunque se uno sceglie di fare una sottospecie di lavoro lo deve fare bene oppure non lo fa proprio, per come la vedo io. Comunque cerco di dare sempre sia a me, perché comunque me le prendo pure per me, che alle clienti una cover di qualità. Comunque vedete, ha la sua scatolina perché è una linea Sailor Sister Collection, ha tutte queste altre fantasie qui. Mi manca semplicemente questa con Luna e questa con i fiocchetti, che però non mi piace onestamente, sono un po' bruttine queste due. Quella con lo scettro lunare ovviamente non potevo non prenderla perché è figherrima, ed è quella con lo scettro lunare di Sailor Moon, che io da bambina avevo anche a giocattolo. E qui sta anche scritto, diciamo, la frase che dice Sailor Moon, la combattente che veste la marinara, tutte queste robe qua. Le stelline, vedete qua, sono bucate, si vede l'oro del mio iPhone, perché ho l'iPhone bianco con dietro oro, e quindi ci sta troppo troppo carina, veramente stupenda, sempre in silicone morbido. Io poi adoro questo tipo di cover, infatti la maggior parte, cioè tutte le cover che vi mostro sono tutte morbide, perché sono più facili da togliere, soprattutto per chi ha le unghie come me. Poi queste qui, vedete, hanno anche la protezione qui e vicino al tastino, e poi sotto hanno la foratura, diciamo, per i tastini. Qui sono coperte, c'è il coso del bottoncino per proteggere, qui è il coso per silenziare, per il silenziatore, il tastino per mettere la vibrazione dell'iPhone. Comunque sono stupende, io le adoro. Poi, prima di quella di Sailor Moon, mi è arrivata anche questa, che ho ordinato io, perché mi rendo conto che tutte le cover strane le scelgo io, ma sono fatta così, io adoro tutte le cover kawaii, pacchianose, belline. E questa qui praticamente è trasparente e tiene praticamente è un biberon, raga. Tiene addirittura i cosi qui, come si dice? Per misurare, è trasparente, è morbida, tiene la copertura, vedete, fatta proprio bene per i vari tastini. È una plastica bella resistente, sotto ha anche, diciamo, la copertura qui per i tastini, è fatta veramente molto molto carina, molto molto bellina. E poi, come ultima, questa qui, sempre in silicone, ed è della Disney, la linea Tsum Tsum. Questa sempre la potete trovare da me, io la adoro, pure la scatolina è figherrima. E questa è la cover, sempre in silicone, morbida, vedete, è morbida. Qui va l'iPhone. E porta pure qui le protezioni per i tastini, sia qui che qui. Sotto porta l'apertura per per mettere, diciamo, le cuffiette o caricare il telefono, quindi è molto molto comoda. È fatta davvero bene, tutto in 3D. Sono cover davvero che adoro e che vado a ricercare con passione, perché mi piacciono tantissimo. E niente ragazze, questo è quanto, queste sono le mie cover, sono poche, quindi già sto pensando e sto cercando qualche novità, sto aspettando che il mio fornitore mi porta delle novità, perché io sono malata di cover. Per chi mi segue da tempo lo sa che io pure per l'S3 ricercavo sempre delle cover particolari, ma per l'iPhone c'è da sbizzarrirsi veramente. Ne ho vista, il mio fornitore ne ha addirittura una a forma di pistola, però è davvero scomodissima, raga, perché è improbabile proprio portare il telefono, ma ce ne sono davvero di ogni. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, ovviamente per se qualcuna di voi è interessata alle cover, basta contattarmi su Facebook, i soliti contatti miei li trovate giù nell'info box. Vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!